Con Alessandro Capitani, regista del film I nostri fantasmi al cinema da giovedì 30 settembre 2021. Ben trovato. Salve a tutti, buongiorno. Come lo racconteresti in breve? In brevissimo, la storia di un padre e un figlio che a un certo punto perdono tutto, lavoro, casa, famiglia, affetti, e questo padre, per proteggere il figlio, decide di inventarsi un gioco. E questo gioco prevede di nascondersi nel sottotetto della casa da dove sono usciti e fingere di essere fantasmi, per cacciare tutti quelli che all'improvviso entrano dentro la casa perché vogliono comprarla o affittarla. Ma all'improvviso succede qualcosa, quel qualcosa è che in quella casa entra a un certo punto una donna con una bambina molto piccola che scappa da una relazione violenta e di quei fantasmi però non si spaventa. E mi fermo qua. Come è venuto fuori? Com'è nata l'idea del film? Semplicemente perché io ho lavorato per anni per un programma televisivo che si chiamava I 10 Comandamenti di Domenico Iannacone. E in una delle trasferte milanesi siamo andati a raccontare un ufficiale giudiziario che andava a casa delle persone a comunicare gli sfratti. E tornando a Roma, nel viaggio mi sono immaginato una situazione in cui l'inquilino, invece di uscire, di consegnare le chiavi, decide di rimanere dentro. E da lì è nato il plot, l'intuizione di questa storia. Però in realtà volevo raccontare anche qualcos'altro, qualcosa di più intimo, e che per me sono le seconde possibilità. Ovvero penso che nella vita tutti abbiamo subito dei momenti che ci hanno messo di fronte chiaramente a delle situazioni drastiche e difficilmente poi si riesce a recuperarle, a superarle. Questo è un film che ci insegna questo, che una possibilità nella vita c'è sempre. Come hai immaginato la messa in scena, la realizzazione? Noi cercavamo un ambiente chiaramente che ci potesse favorire questo soprasotto e non era facile. Quindi siamo dovuti andare a costruire l'appartamento tutto in un teatro di posa per cercare di lavorare bene con gli spazi. La casa, per esempio, doveva avere delle stanze che avessero due porte, cioè più ambienti comunicanti, perché altrimenti il gioco dei fantasmi non poteva funzionare. E poi sono andato a Torino, che è una città magica, sapete che è una città che sta in un triangolo magico con Vienna e Praga, credo. E l'ho scelta come set principale, infatti noi giriamo a Collegno, quindi ho ambientato lì, che è un quartiere della periferia di Torino che è rimasto collocato a livello proprio architettonico al 1800, era un villaggio operaio. E lì ci siamo ambientati che la casa di questi nostri protagonisti. La scelta dei tuoi interpreti? Michele è stato uno dei primi nomi che abbiamo fatto e sono stato felicissimo di avere avuto la possibilità di girare con lui. Non solo perché aveva un'età scenica che era perfetta per il ruolo di Valerio, ma anche perché è padre di due bambine. E quindi ancora di più, io non lo sono, quindi mi ha aiutato tantissimo su questo. Adassa invece è stata più una folgorazione. Avevo visto dei film dove lei aveva partecipato, e con lei abbiamo lavorato più su internet, su Skype, perché era il periodo del lockdown, quindi non potevamo vederci. Io Adas l'ho vista 3 giorni prima di girare ed è stata una conferma. L'intuizione era stata molto giusta fin dall'inizio. Haber me lo porto dietro dal film precedente, In viaggio con Adele, quindi li dovevo. Ho scoperto un attore formidabile e di un talento incredibile che è Paolo Piero Bon, e poi la vera sorpresa di questo film è Orlando Forte, il bambino che interpreta il ruolo di Carlo. Lui è il vero gioiello di questo film, un bambino incredibile. In quante sale? Il film sarà in 31 sale sparse nella penisola. A Roma lo trovate all'Intrastevere, al Lux, al Quattro Fontane e al Giulio Cesare. Il film è distribuito da Phoenix Entertainment, che l'ha prodotto anche, e Europicture con Rai Cinema. I nostri fantasmi al cinema da giovedì 30 settembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Capitani. A presto! Grazie.